Buon pomeriggio a tutti. Oggi vi racconto questa idea di business nata in Puglia, manipolata e accresciuta con un'esperienza in Silicon Valley nell'ultimo anno. Ecce Customer è una piattaforma web per il social CRM che permette alle aziende e ai brand di gestire attraverso un unico punto di accesso diversi account sui social network. Quindi se per esempio la rivista Wired ha presenza su Facebook, Twitter, LinkedIn, attraverso un unico punto di accesso è possibile gestire i dati provenienti da queste piattaforme, al fine di migliorare il legame che esiste, di colmare il gap che esiste fra gli utenti connessi nei social network e il brand stesso. Inizio con degli esempi, un esempio positivo e un esempio negativo. Quello in alto è quello di Nutella. 4 milioni di persone si sono autocostituite all'interno di Facebook, creando il secondo gruppo più grande all'interno di Facebook, solo per seguire un brand come Nutella. Questa iniziativa non è stata fatta da Ferrero, ma è stata un'iniziativa creata direttamente dagli utenti. Il secondo caso invece è un po' più nefasto, fra virgolette, ma spiega quanto diventa necessario da parte delle aziende cominciare a gestire il flusso di informazioni che proviene dai social network. In particolar modo quello che è accaduto è che quando c'è stato il terremoto ad Haiti, qualcuno sul canale di United Airlines ha postato un'informazione che era possibile viaggiare gratuitamente per tutti i dottori e per tutte le infermiere ad Haiti per dare una mano. Informazione falsa, aveva inserito anche il numero del call center. Questa informazione in 5 ore si è diffusa e se United Airlines avesse avuto uno strumento di controllo del social network avrebbe probabilmente potuto mitigare questo effetto. Quindi l'esigenza qual è? È quella di far partecipare le aziende nelle conversazioni e cercare di monetizzare le informazioni presenti all'interno del social network. Come è fatto il prodotto? Il prodotto quindi ha un unico punto di accesso attraverso il quale poter inserire le credenziali di accesso, un punto di monitoraggio del social network, un punto di ingaggio attraverso il quale far partire la gestione del CRM, quindi dei leads, un punto per individuare i target, gli influencers all'interno del social network, quindi coloro i quali parlano positivamente o negativamente di un brand e diffondono facilmente il passaparola. C'è una fase di lancio delle campagne, quindi in cui è possibile lanciare diverse campagne singolarmente o su tutti i social network, e c'è un punto in cui è possibile generare dashboard per misurare i KPI di ciascuna campagna. Il valore aggiunto è per entrambe, è fondamentale che questo tipo di prodotti abbiano un vantaggio sia per le aziende che utilizzano i social network, ma anche per i clienti che sono all'interno. In particolar modo il vantaggio per il cliente che segue Nutella è sicuramente quello di avere una diretta interazione con il brand stesso e avere un reward psicologico ed economico. Per quanto riguarda l'applicazione in sé per sé, Ecce Customer è il primo strumento predittivo che utilizza i dati del social graph, integra le strutture di CRM, individua gli influencers, quindi coloro i quali generano conoscenza all'interno del social network, ed è anche in grado di includere le informazioni esterne alla piattaforma con quelle delle aziende. Questo è il mercato. Velocemente dico che Forrester stima che questo mercato del social CRM sarà circa 3 miliardi di dollari nel 2014 e il 30% degli investimenti fatti dalle aziende in CRM riguarderanno il canale social network. Competitive advantage, no competitors, no party. In questo caso esistono dei competitor, lavorano molto sull'asse dell'integrazione CRM e molto poco sulla parte predittiva di analisi, che è il punto forte su cui stiamo sviluppando la piattaforma. Quindi stiamo sviluppando sistemi di recommender system e di data mining al fine di sfruttare le informazioni dei social graph per vendere prodotti, raccomandare prodotti all'interno del social network. Qual è la strategia di go to market? Abbiamo una partnership con un'azienda italiana che ha anche sede in Silicon Valley, quindi sfrutteremo il loro canale commerciale per sviluppare il mercato e in più stiamo cominciando a distribuire il prodotto formando delle partnership con social media agency che hanno tutto l'interesse a voler monitorare le campagne che generano attraverso aziende, e stiamo anche valutando la possibilità di avere un system integrator che ci aiuti nella diffusione del prodotto al fine di ottenere servizi e accessori. Stiamo anche valutando l'ipotesi di poter gestire 5 aziende contemporaneamente che vogliono partecipare alla fase prototipale al fine di poter cucire su di esse gli user requirements dell'applicazione. Il prodotto sarà venduto come piattaforma web, quindi con una software as a service, non ci sarà niente da installare, ci sarà una fee mensile e questo diciamo richiama anche quella che è la caratteristica del mercato americano. Mercato, quindi questo, il social CRM come mercato è un mercato dove ci sono tante start-up presenti tutti negli Stati Uniti ed è un mercato ancora frammentato, quindi dove ci sono ancora possibilità di crescita, però di fatto ci sono molti competitors.
Questa è la roadmap, la salto velocemente per andare, visto che sta scadendo il tempo, da parte del team. Io sono il CEO e ho svolto attività di CRM data mining negli ultimi 5 anni. E mi avvalgo di una partnership strategica con un'azienda che si chiama Decision, che è un'azienda italiana e anche americana, e sviluppano sistemi collaborativi di decisione. All'interno di questa piattaforma stiamo costruendo tutti i mashup per far parlare gli strumenti con i diversi social network, quindi con LinkedIn, con Facebook, con YouTube, con Twitter. Con questo ho terminato, se ci sono domande. Grazie. Ho ancora il suo biglietto da visita. Ciao. Quanto ci mettono a copiarti? Quanto ci mettono? A copiarti. Allora, la settimana scorsa è uscito il primo Magic Quadrant di Gartner sul social CRM. Se ci fossero grossi player come SAP, come IBM a copiarmi, sarei piuttosto preoccupato. Per copiarmi, Gartner dice che queste aziende saranno a guardare il mercato nel 2014-2015, acquisiranno quelle le aziende più piccole che stanno facendo migliori attività sul social CRM. Le aziende un po' più piccole, quindi le start-up, potrebbero copiarci in maniera relativamente veloce, di fatto però dovrebbero avere a supporto uno strumento come quello che sto utilizzando io di analisi, un motore intelligente sul quale creare i mashup dei social network. Quindi è un sistema di business intelligence sul quale stiamo montando i mashup e attraverso il quale sarà possibile generare dashboard, mappature, algoritmi di data mining, sistemi di raccomandazione che raccomandino il miglior prodotto al miglior network all'interno del social network. Un'altra cosa che vorrei specificare, che non ho detto durante la presentazione, è che questo prodotto permetterà di gestire la presenza istituzionale delle aziende all'interno dei social network. Quindi questo strumento non andrà a monitorare tutto Facebook e tutto Twitter, ma andrà solamente sugli account specifici del brand, quindi testimonial, prodotti o brand stesso. Ottimo. Faccio una domanda, posso essere una delle 5 aziende? Sì. Noi stiamo gestendo tutto, visto che ci siamo, stiamo gestendo tutto in termini di success fee, quindi prendiamo un 15% subito per gestire i costi della prototipizzazione e l'85% a fine progetto, quando il prodotto vi piacerà. Quindi adesso la risposta è sì. Benissimo, grazie. Grazie.